ed eccoci qua. Buonasera, buonasera, buonasera. Come va? Tutto bene? È da un bel po' che non ci vedevamo. E che dirvi? Ci siamo catapultati in una nuova dimensione. Ci siamo catapultati qui su Legacy, e dove sono giorni che ci stiamo divertendo. Almeno abbiamo, io di sicuro, ho trovato un RP che mi mancava da un bel po' di tempo. Veramente sono contento. Quindi diciamo che il personaggio che sto portando è sempre John Slayer, quindi il piccione, però un po' diverso. E benvenuti a casa mia. Questa è una delle dei tre appartamenti, dei piccoli appartamenti che ho e che mi sono arredato e che vi faccio vedere. Ecco qua, ho le mie amichette Maria, Pinuccia, Giovanna. A breve cresceranno un bel po'. Al momento, allora, abbiamo due al 29%, le altre al 69%. Tutto qui. Quindi questa è la stanza, diciamo, mia personale. Poi ho quest'altra che devo ancora finire, che è questa qui, perché non ho il cesso. E questa caruccia la devo ancora finire, la devo ancora bardare, però diciamo che il senso è di fare una stanza dove rilassarmi, dove parlare con gli amici, quindi portare RP. Devo ancora sistemare questo muro, devo sistemare per terra, ci sarà modo per fare altre cose. Poi l'altra. Si viene in America, America, Sundaba. Ed eccola qui, qui dove dormo, dove creo le cagate che faccio, perché so che sono delle cagate, ma io mi diverto così, quindi, e mi diverto da un bel po' di tempo. Ecco qui, niente di particolare, molto sobria, molto minimalista, però pieno di qualsiasi cosa. Controlliamo se non ha scritto nessuno. No, non ha scritto nessuno. Ho fatto quella stanza perché non riesco a trovare la doccia, quindi so che sembra il cesso di un carcere, l'ho fatto apposta, anche perché da background il piccione 5 mesi fa è stato rilasciato dalla prigione, quindi al momento si sente ancora in prigione, ancora rinchiuso lì in quelle quattro mura di merda. Che la prigione, che sia in gioco, che sia all'esterno, la prigione va sempre a cacare, a prescindere. Però vabbè, quello è un altro discorso. Allora, ci mettiamo lo zaino, ci pigliamo lo sigaro ed eccoci qua. Allora, diciamo che queste qua sono, questa è la mia palazzina. 1, 2, 3 sono gli appartamenti che ho affittato io dall'agenzia immobiliare qui in game. Oh cazzo, devo mangiare. In game, quindi tosse, sì. E diciamo, questa dovrebbe essere la zona dei rossi, dei blood. E vabbè, poi lo vedremo in RP che cosa fare. Vabbè, ma il piccione è sempre amico di tutti, quindi non darà fastidio a nessuno, tranne chi darà fastidio. Chi mi conosce lo sa. Questa veicolo ogni volta mi intrippo come cazzo pigliare i cazzi. Annaggia. Ah, ecco. Lo so che non è una Manchez, ma è la Sanchez, perché le Manchez non esistono qui ancora. Allora ragazzi, questo è il Legacy RP, tanta qualità soprattutto. E gente selezionata alle whitelist, gente che sa ruolare e che sappia un attimino conversare, non discutere, aizzi in man, prendi la pistola e spari. Per arrivare a una sparatoria, io fino ad ora non ho visto ancora sparatoria, cioè fino ad ora non ho visto nessuna sparatoria.
mi diverto, è quello l'importante, divertirsi più che altro, poi il resto viene da solo. Come già ripeto da anni ed anni, l'RP è lento, l'RP è quello che ha bisogno di giorni, mesi, settimane, mesi, e che poi dopo insieme ad altre persone la tua storyline si amplia, quindi a me piace quello. A me non piace alzarmi la mattina e decidere di metterla in culo a qualcuno, quindi fermargli la storia in RP, assolutamente no. Quindi più che altro io porto RP a te e te di conseguenza fai la stessa cosa con me. È una cosa ovvia, non per tutti, però la maggior parte, specialmente i vecchi player, sa che è così. Io ti do una mano, tu di conseguenza devi darmi una mano, devi. Perché sempre e comunque in RP, anche se sono le 5 di mattina, le 6 di mattina, un player, due player, ma vaffanculo, mi devo andare a cambiare. Un player, due player, devi ruolare al massimo, quindi si dà sempre il massimo di se stessi. Ma siamo solo 5 persone nel server, quindi comincio a fare abuso di potere con il mod menu, vabbè. Lasciamo ste cagate. Mi vado a vestire, ragazzi, perché basso la musica, che sennò buonanotte. Ehi, hey, ciao, buonasera. Io, bro. Ciao, bello. Com'è? Sto a posto, te? Tutto bene, mi stanno andando a cambiare, porca miseria, come vedi sta nevicando, è tutto il giorno che nevica. Non è vero, vai e vieni, fratello, un po' come il vento, no? Ora un po' come la gnocca, più che altro è come la gnocca, se la sì. Trovi e rimane, bello. È quello il problema, io fino ad ora non l'ho trovata. Magari perché c'è una faccia di cazzo. Ti ringrazio, quello secondo me è un complimento che mi dici, però. Ah, ma infatti sì, ma è che uno non è che deve prendersela, capito? Ognuno può fare quello che può fare. Ciao Taglio, buonasera. Lo so, hai ragione pure te, vabbè. Ma che ti chiami te? Io mi chiamo CJ. Non ti avevo mai visto in città. Sì. Ah, è strano, credo che non sei mai passato da Groove, probabile, no? Ma che cazzo, sono sempre a Groove, porca miseria. Allora magari che cazzo ne so, hai sfiga. Allora io sfigo con le donne, mi dicevi, c'ho una faccia di cazzo. E poi ho sfiga perché non vi ritrovo, no, cioè io non quella, lo so. Quella no, aspetta. A parte che la sfiga potrebbe giustificare, sì, un po' tutto, perché nel senso, se tu hai sfiga in una cosa, non è che hai sfiga soltanto in quella, cioè. Taglio di nuovo, buonasera. È come una malattia. Quindi in realtà se dici di aver sfiga con le donne, sicuro che magari hai sfiga anche incontrare le persone a posto. Cioè, nel senso, quelli figli simpatici, come sottoscritto, no? Ti posso dire la verità? Ci ho capito un cazzo di ciò che hai detto, però vabbè, cioè, più che altro io so che la sfiga quando si attacca e non ti molla mai, o mi sbaglio? Eh sì, appunto, però non è che è solo di un argomento, capito? Non è che hai sfiga con le donne e hai culo in altro, o hai sfiga. Ah, è giusto. Ah, quindi diciamo la sfiga è a 360 gradi, no? Certo, proprio ti prende, porca troia, che cazzo bello. Oh, Jesse, che cazzo, ce l'hai fatta a vestirti in maniera decente, come mai? Perché fa freddo. Ah. Quando fa freddo cambia tutto. Ti vesti di per bene. Stavo parlando, chi è che sei tu, bello? Io sono il piccione, buonasera. Oh, buonasera, il piccione, buonasera. Piccione, cazzo, tu sei il manager del Galaxy, sì? Sì, sono il direttore del Galaxy, sì. Ma dai, come ti vanno le cose? Guarda, ma ti posso dire che oggi è proprio stata una giornata di merda, anche perché sono andato a caccia e indovina un po' che cazzo ho trovato. Che hai trovato? Un puma di merda che mi ha attaccato alle spalle, ecco qua, e poi sono finito in ospedale, mi hanno curato. Così. Ecco. Ma cioè, devi andare in, sì, bagno, bello. Perché devo andare in bagno, scusami? Ma non lo so, ballonzo lì sul posto, non è che ti scappa da pisciare? No, è più che altro sono andato prima. Ah, no, non mi scappa da pisciare, più che altro... No, più che altro la mia vita è come un groove, hai capito? Ah.
certo. Ma noi ci viviamo da quelle parti. Vabbè. Ma non, non Groove Street, io intendevo Groove, sai, come un, sì, non lo so, musica. Capito. Ah, ecco. Non so, tuo fratello secondo me non ha capito proprio un cazzo, però vabbè. Non capisce mai un cazzo. Ah, ecco, vedi, confermato da tuo fratello. Vi siete trovati, vi siete trovati. Per un attimo voleva farsi i capelli come ce li hai tu. Vedi tu. Ah sì, se lo fai e t'ammazzo, però vabbè, lasciamo stare. Oh, senti, no, no, bello, ma tu lo conosci, dimmi. Il titolare del Galaxy? Certo. È il titolare, pure lui. Eh sì, perché? Che è successo? No, niente, che ve lo dovevano presentare perché hanno detto che è un tipo a posto. Forse ha bisogno di qualcuno che gli faceva da sicurezza, non ho capito. Ah, che... sì, sì, sì. Un DJ stiamo cercando, sì, stiamo cercando, diciamo, personale ancora da noi, però purtroppo non ci hanno ancora aperto le porte. Stiamo aspettando l'architetto, chi ci mette anche i lucchetti, le varie serrature, quindi a breve apriremo. Ok, ok, beh, ah, magari allora un giorno ci becchiamo con questo Tony, ma a che ora lo possiamo trovare di solito? A Tony? No, ma dite pure a me, ma dite pure a me, ragazzi. Ah, possiamo dire pure a te? Certo. Eh no, nulla, cioè, ci hanno detto che forse cercavate manodopera, noi non ci abbiamo un cazzo di barattolo da fare, quindi boh. Lo so, guardate ragazzi, al massimo vi lascio il mio numero di telefono, segnatelo per cortesia e ci sentiamo più tardi. Allora è 446-9156. Vai, segnatelo. Allora, 446. Arrivo. Trattino 9156. Trattino 9156. Ok. Trattino 9156. Sì, sì, mandi un messaggino con il tuo nome. Poi al massimo a breve ti contatto e avremo un colloquio da noi in azienda per poi dopo farti subentrare nello staff, ok? Va bene, dai, ci aggiorniamo allora, piccione. Non ci sono problemi. Arrivederci, buonasera. Ciao, bello. Ma chi è quello lì? Che cazzo ne sono? Quello spirito, lì. Credo. Porca miseria, mamma mia. Arrivederci, ma Alex. Ma che cazzo ne so io, chi cazzo è? Però non sbirra a prescindere. Ma che, di nuovo a cambiarti? Oh, bello, non trovo un cazzo di abito che mi piace. Ci credi? Hai ragione, hai ragione. Che cazzo si fa? Oh, cazzo. Che stile. Giobotto, giobotto, giubbotto, ignorante. Ecco qua che adesso mi cambio. Ecco qua, sempre più bello, sempre in forma, porca troia. Io ho finito. Oh, allora il piccione ci sentiamo, eh? Va bene, quando volete contattatemi pure. Io ho lasciato il mio numero di telefono, va bene? Certo. Ciao, ciao raga, io. Ciao, ciao. Cazzo, bello. Lo sapevo. Caso. Si è fatto male, che è? Allora, vediamo chi ci... No, voglio trovare... Oggi abbiamo fatto una situazione assurda, sempre qui a Groove, perché la maggior parte delle persone ha affittato casa qui, no? Quelle disponibili al momento. Quindi la maggior parte delle persone... bazzicano questi posti e c'era il cinese, un ragazzo che ruola il cinese. Ma che cazzo è? Ma che è? No, è vino per pignotta, però dai, di dire una papagna in faccia, pignotta. Ma finisci di chiamarmi così, ma vaffanculo. Dice di chiamarsi pignotta, c'è rabbia quando sbaglio, chiamarlo. Ma cos'è sta cazzo di musica? Oh, si sente fino a qui la musica. Vieni, vieni. Siamo qui. Yo, belli. Yo, bello. Questo è il pignata, bello. Yeah? Pignata. No, non mi chiamo così. È lui questo stronzo che mi chiama così. Io mi chiamo il piccione, che è diverso. Ma non è il pignata? Levate questa cazzo di musica, stronzo. Vado, vado. Da mezz'ora io stavo chiedendo. Non sento niente. Chi lo dici? Cazzo di ignoranti. Piacere, cioè, poi è copiata, ma la mangio. Sì, salve, sono il piccione. Buonasera, te sei? Io, piccione, sono da Marco, spero. Uh-huh, invece lui? Cazzo. Come?
Come? Ti ha detto che non ti ho sentito? Sono Jamal. Ha detto che non la posso abbassare. Ha detto che non la posso abbassare, vuole abbassare tu. Oh Jamal, sì. Ma scusami un attimo, ma non sei quello dell'altro giorno con Gwen? Sì. Beh, come va? Tutto bene? Ti sei ripreso? Abbastanza. Io di chi è questa moto? È tua? È mia. Posso provarla? No. Oh, scendi. Sto scherzando. Dai, scendi, dai. Neanche te la scassino perché mi fai pietà. Ma che cazzo c'entra questa? E poi porta rispetto, mannaggio cazzo, ok? Sto scherzando, amico mio pignatto. Ho capito, ecco, pignatta, e continua ancora. A proposito, Jamal, ma che fine ha fatto Gwen, che non la vedo da un bel po'? Non lo so. Porca troia. Gli hanno sparato, Ecco, là, ma io non lo so, ma che cazzo dici? No, speriamo di no. Sì, poverino. Hanno sparato i verdi, i families. Sei serio? Ma quando? Due o tre giorni fa. O ieri o due giorni fa, non mi ricordo. Io comunque non vi muovete dal ghetto, cazzo, sta per arrivare Jack, dobbiamo fare un discorso tra tutti quanti, ok? Ok. Io quindi, piccione, che cazzo fai da queste parti tu? Ma io abito da queste parti, non proprio qui, ma da queste parti. Poi sono sempre passato quasi ogni giorno per fare due chiacchiere, anche perché... Che cazzo è? Ma chi è che spacchia la faccia? Sono uscito di galera, non ci voglio tornare. Chi è uscito di galera? Tutto bene, tutto bene. Beh, ma a proposito, ma prima ti hanno arrestato? No, mi hanno succhiato la cappella. Buono. E invece per l'altro? Per la trella? L'hanno preso, cazzo, sì. Ma come mai? Per una pistola che hanno trovato per terra e l'hanno affibbiata a lui, non si sa come. Io, cazzo, belli, mi vado a cambiare, sento un freddo del cazzo. Perché... Sì, infatti. Lo so. Cazzo. No, ma il problema di quel tizio lì, di quel poliziotto di merda, che quando è venuto, noi eravamo appena usciti dalla casa, subito, esatto, è venuto diretti a noi. Dobbiamo andare però, urgente, dobbiamo andare anche a... Ecco. Dobbiamo andare anche a di Jake. Allora, ragazzi. Ciao ragazzi, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao, ciao. Diavo. Qual è Bobby? E quest'altro? Allora, non so se adesso andare a caccia, però ho paura di ste merde di Puma. Oggi c'è stata una situazione di merda perché ho cercato di evitarli. Alcuni li ho ammazzati. A un certo punto, perché avevo lo zaino pieno qui, quando è lo zaino pieno, giustamente, cadi, no? Non svieni proprio, però cadi. Devi stare attento a non tenere un bel po' di roba all'interno. E quindi appena ero lì per vendere le pelli, cazzo, puttana miseria, arriva da dietro. Ah, mi stavo fumando una canna, una sigaretta, quindi c'era l'animazione in corso, e a un certo punto arriva dietro il Puma che mi fa fuori nuovamente. Purtroppo è così, vabbè, quindi vediamo che fare. Vabbè, allora andiamo a casa a prendere il fucile, dal fucile andiamo a Pleto a cacciare ste merde. Poi in questi giorni ho avuto dei chi è? Oh, ciao Strunz, ma nel server non ci entri più? Dove cazzo sto andando? Non sto su Impero, vabbè, dimenticato. Non entri più? Che fine hai fatto? Chiudo tutti i comandi. Quindi dicevo, in questi giorni ho trovato il Bigfoot, poi il demone bastardo e poi il Mimo. Già l'altra volta, quando il Puma mi atterrò, comparve un Mimo. La stessa cosa oggi. Io adesso ho paura ad andare lì e, non so, perire per nulla. Quindi andiamo a prendere il fucile, poi andiamo al negozio, ci andiamo a cambiare e vediamo che... Ah, a proposito, credo sia un po' scuro. Non so se me lo fa fare da qui. Ecco, e lo sapevo. Devo quittare per poi dopo... secondo di pazienza.
è successo? Che è successo? Qualcosa di grave? Ma stai su, stai tranquillo che tutto si sistema, quindi non deprimerti, no? Sempre a cazzo duro, no? Ma infatti non ti vedevo, no? Quindi nel server, anche perché nel server non ci siamo mai incontrati, intendo. Ma all'esterno avevo visto che stavi facendo una live e ti ricordi, ti ho anche scritto in chat. Ma anche io ero intenzionato a venire qui su Legacy, poi dopo Jacob e altri, poi avevo visto giocare James che conosco, il vecchio Bobby, Jacob stesso, Zoki e tutti gli altri, Villano, Redux, che giocavamo insieme su Rivia fino a maggio scorso. E mi dispiace che un momento no, però dai, stai su. Vediamo se mi fa aumentare la luminosità, perché era troppo scuro secondo me. Come hai perso un figlio? Ma come hai perso un figlio? Porca. Mi dispiace, fra. Mi dispiace tantissimo. Ma perché non riesco a cambiare la luminosità? Porca miseria. Mi dispiace. Perché non riesco a cambiare la luminosità? Che vedo che è troppo scuro. Così è meglio. Mi dispiace, cazzo. Mi dispiace proprio. Già a pensarci sto male. Lo so. Oh, cazzo. Vabbè, parliamo d'altro, stronzo. Parliamo d'altro. Parliamo d'altro, è meglio. Allora, fatemi prendere. Lo cazzo l'ho messo? No! Ho solo quattro pillole zombie. Quella merdaccia del demone ne vuole 10. Io adesso non so dove cazzo prendere queste altre 6 pillole zombie. Quindi non so assolutamente come fare. Sto chiedendo in giro, ma nessuno mi sa dare una risposta. Dove trovarle? Chi le vende? Vabbè. Mi ammazzerà. Che cazzo vi devo dire, ragazzi? Lo so. Io una me la sono presa. Quando arrivai nel server la trovai nell'immondizia e me la presi. Mica sballo. Che sballo. Spettacolo, gli zombie che io amo. Infatti poi vi faccio vedere. Dai. Ecco qua. Ecco, guardate a terra se amo gli zombie oppure no. Te, guardate cosa ho messo a terra, tutto splatter. Andiamoci a cambiare di nuovo. Vediamo se abbiamo da mangiare e da bere. Due, cos'è che non ho, ok. Poi vediamo che fare. Sperando di non trovare né demone, né Bigfoot, né il mimo di merda. Il mimo non parlava, però a un certo punto mi ha fatto modo di capirmi, di avvicinarmi a lui. E uffa. E in poche parole urlava. Ecco, qua si intrippa ogni volta, non so come fare. Non lo so ogni volta. Come devo fare ogni volta? Devo premere sopra, basta. Ecco. Perché ho preso questo? Dovevo prendere la moto? Perché sto facendo tante cose insieme. Ecco. Ma vaffanculo, ma vaffanculo, la Sanchez che volevo.
Allora. Oh. Che cazzo. Adesso qualsiasi puma lo prendo, lo massacro. Mi hanno rotto il cazzo. Il problema è che vengono di notte. Ma dove sto andando? Nell'oscurità e ti massacrano. Vengono da dietro e ti ammazzano. Io li ho sempre odiati. Minni lo sa benissimo. Ovunque io sia andato, mi ammazzavano sempre. Quindi io odio a prescindere i puma. Ma già li odiavo. Vabbè. Adesso qual è l'outfit? Che sound? Com'era? Beh, so fresh. Sperando non mi fermi subito la polizia. Dove vai? Dove vai? Ma vaffanculo, dove vado? La festa in maschera. Andiamo il punto. No, li devo ammazzare tutti, sti puma di merda. Uno, mi devo fare i soldi, anche perché ieri mi sono comprato la moto a leasing, cioè a rate, non a leasing, e quindi devo dare dei soldi in queste settimane, non so neanche quanto costi. Qui per fortuna le macchine moldate non esistono, e non solo le macchine moldate, alleluia. Quindi diciamo siamo su GTA che conosciamo tutti. E senza dimenticare, anche perché non ve l'ho detto, è molto importante. Qui nel server, in caso in cui aveste bisogno di un pad, di GTA ovviamente, gratis, presentate tutto allo staff tramite ticket e poi di sicuro ve lo daranno. Ovviamente con un background e una storia. Aiuto. Aia. Con un background, insomma. Quindi c'è Michael, Trevor. Ce ne sono tantissimi di personaggi che potete trovare qui all'interno. Lo ripeto ancora una volta, è gratis. Io avrei voluto il piccione, però siccome l'ho provato anche nel mio server test, per esempio i volatili appena volano si schiantano e muoiono, quindi morirei in due secondi. Però vabbè, vedo di far richiesta, voglio scassare la gente col piccione che gli caga in testa, no? Che dà fastidio. Porca miseria, ma perché è così scuro? Non mi fa abbassare, cioè non mi fa alzare la luminosità, guardate. Non me la fa alzare. Ecco. E come posso fare? E devo fare così. Io amo i colori scuri, non amo la saturazione. Assolutamente no. Amo i colori scuri, cioè colori naturali, no? Non tanto accesi. Quindi stiamo andando adesso, diciamo, verso la segheria, la falegnameria che tutti quanti conosciamo. Lì caccio di solito. Poi le pelli si vendono al motel. Al motel si può entrare, lì all'interno c'è una piccola zona ristoro. E dove alla cassa, al bancone, si possono vendere le pelli. Io prendo solo puma perché mi stanno sul cazzo. Mi stanno veramente sul cazzo.
danno sia carne che pelli. La carne la si può cucinare comprando al, al negozietto, c'è anche il negozietto, lo faccio vedere, il fuoco, si può comprare di tutto e più, sedie, tavolini, sono degli item che puoi mettere nello zaino, quindi nell'inventario, e poi dopo usarli, qualsiasi cosa. Adesso un po' alla volta lo vediamo, anche perché anche io sto ancora scoprendo le varie cose all'interno del server, che sono da pochissimi giorni qui. E mi piace tantissimo, per il livello di RP innanzitutto, per la qualità e la gente che è all'interno. La gente che è all'interno, sì, ci sono le gang dove fanno drive-by, dove fanno le loro cazzate, che a me non compete perché non faccio parte di nessuna gang, nessuna mafia, e basta per quello. L'ho fatto per parecchio tempo. E che dicevo? Però fino ad ora non ho mai visto, per fortuna, aiuto, gente che esce alla pistola così come se non ci fosse un domani, che ti spara a casaccio e che ti rompa le palle e ti rovini la storia o la giornata. Allora, dicevo, questo è il motel, qui è l'angolo ristoro con i videogiochi, diciamo un piccolo mini market dove ogni macchinetta, come ai vecchi tempi, al vecchio VRP 7000 anni fa, dove giocavo anche io, quindi The Bronx, Los Santos Life Italia, Miami Life Italia e tutti gli altri server. Quindi ad ogni macchinetta si prende, non prendo il caffè perché facciamo finta di prendere le patatine, quindi prendo le patatine, zac, pago $12, vaffanculo. Quindi prendo il pacchetto, vabbè, mi mangio tutto. Però c'è l'animazione con l'item vero e proprio. Quindi dicevo, qui è la cassa dove vendere tutte le pelli. Io al momento non ho le pelli, quindi che ho in tasca? Una bussola, poi vi faccio vedere a che cosa serve. Questo è lo scassinatore avanzato, dove con questo, diciamo, grimaldello scassinatore riesco ad aprire le porte delle case, quindi faccio anche i furti. Invece questo qua normale, quello di base, è per aprire le macchine, quindi le vetture e le moto. Qui all'interno del server non si possono prendere i veicoli puntando la pistola agli NPC, quindi ai cittadini, assolutamente no. Non scendono, quindi non puoi levargli la macchina, la vettura, ma nel caso in cui tu salissi, ecco, ti compa... Ma? Vabbè, questa era già scassinata, vabbè. Insomma, ti compare la H e devi scassinare. Tutto qui. Quindi ci siamo? E io ho paura, oh, porca troia, io ho paura, già non vedo un cazzo. Ci concentriamo e andiamo a spaccare il culo a sti bastardi. Il puma intendo, eh? Ecco, sento già il puma. Lo sento già, eccolo, sta vedendo, ecco, l'ho visto. Eccolo. Merda. Cioè mi stava aspettando. Cioè mi stava aspettando sta merda, ma vaffanculo, ma vaffanculo. Ecco che adesso lo scuoio, faccio l'animazione e poi all'interno dello zaino troverò carne e pelle. Ecco qua, la pelle dell'animale, giustamente, appena scuoiato, è la carne. La carne la butto perché non mi serve, e poi anche per non tenere tanta roba nello zaino. Poi, come dicevo prima, c'è lo script che quando porti più dei 250 libre svieni, non totalmente ma cadi. In alto a destra ti viene detto che hai lo zaino, l'inventario ultra colmo e pieno. Quindi io di solito caccio qui, caccio i puma come vi ho detto prima, ma ci sono anche i cervi, i conigli, che non ho capito ancora come scuoiare, ma li lascio stare, lupetti,
che li lascio stare, i coyotes, quindi la solita, cioè i soliti animali. Lui, ho visto un animale, chi è? Eccolo, t'ho visto, ah no, è il lupetto, lasciamolo stare. E qui non esiste mirino, cioè, ovvero puntino, il puntino, il mirino non esiste. Un attimo, perché vedo che è troppo scuro. Vediamo di aggiustare qualcosa, ma è meglio? Non credo. Quindi dicevo, oltre a fare la caccia, io sono direttore del Galaxy, che ancora apriremo. Il proprietario è Tony e la neve. Per fortuna, grazie, alleluia. E nel tempo libero, quindi quasi sempre, caccio, faccio i furti in casa, dopo li faremo. Ci facciamo un giro di caccia e poi vediamo di fare qualche furtarello, perché anche è bello. Si trovano un bel po' di cose, si trovano soldi, pistole, munizioni, kit di riparazione, kit di sopravvivenza, in poche parole, qualsiasi cosa. Quindi conviene. Quando passo qui mi viene in mente Rivia, perché cacciavamo sempre qui, facevamo la legna sopra. Rivia mi manca. Ma anche Rivia, ecco, ho visto anche la merda. Un colpo secco? No. Però due colpi. Poi come Red Dead Redemption, che se la pelle è danneggiata non te la fa vendere, giustamente. Ecco qua. Ecco qua, lasciamo la carne, via. Ah, vorrei dire un'altra cosa, che io non ho lasciato Impero. Io durante la giornata vado anche su Impero ad aprire l'officina, quindi non ho quittato nessun server. Però io, per rilassarmi, per fare, per stare bello tranquillo, vengo qui su Legacy con dei miei amici, miei conoscenti, e ruolo da Dio. Con questo concludo e non riapro più il discorso, che non mi va. Anche perché non devo spiegare alla mia età cosa fare o cosa non fare e dove farlo. Quindi, vabbè, tralasciamo questi discorsi. Quindi parlavo di questo, di questi posti, mi viene in mente Rivia. E quando tagliavamo l'erba, l'erba, tua nonna, quando tagliavamo il legname, venivamo qui. E venivano i pezzi di merda di puma e mi ammazzavano ogni volta, senza contare gli zombie, quindi c'erano sia gli zombie che i puma. Sai che bello? Ma io mi sono divertito tantissimo e mi manca Rivia. Gliel'ho detto anche a Panda parecchie volte. Vabbè, ci tornerò anche su Rivia. Ah, quindi dicevo, non c'è non c'è il mirino, non c'è il puntino per puntare. Ecco. Morto? Sì. Morto. Di sicuro adesso, appena scuoio, ne arriva un altro. Ecco che lo scogliamo con l'animazione. Welcome to the jungle. Si vede che sono venuto questa sera? Sì, si vede, perché
Questi puntini bianchi è la carne che ho lasciato io oggi. Si vede. Eccolo! Ecco, mi ha ammazzato. No, vabbè. No, io non, no, non ce la faccio. Da dove cazzo è uscito? Da dove sei uscito? Da dove è uscito? Da dove è uscito? Da dove è uscito? No, non vengo più a cacciare. No. Facciamo i furti che è meglio. Ma io lo sapevo. Da dove cazzo è uscito? Porca miseria. Ecco. Chi è? Ma? Oh, ciao padre, da quanto tempo? Ciao villano, grazie mille, grazie, grazie per esserti iscritto, grazie mille. Come va, tutto bene? Brutto demone, bastardo? Grazie di nuovo. Ecco, e come visto, mi ha preso un puma e sono svenuto, vedi? E non l'avevo sentito, stavo facendo altro. Vabbè, capita. Capita, capita. Dobbiamo aspettare. Aspettiamo, va. Che storie di merda, vaffanculo. Che palle. Ecco il collo. Il collo mi fa male. Ecco. Vedete. Piccione down, piccione down. Porca miseria. Ecco, piove anche, va? Piove anche. Ma che cazzo. Dobbiamo aspettare. Cioè, è sbucato dal nulla e mi ha fatto fuori. Non l'ho sentito, anche perché ho la musica in background, quindi mi ha inculato anche questa situazione. Vabbè, ma ci sta. Ecco, ecco il demone. Ma non oggi, non incominciamo. Hai detto 10 giorni. Credo siano passati 3-4 giorni. 4 giorni, quindi ne ho altri 6. Porca miseria. Aiuto. Lo so. Porca miseria. Ne ho solo 4, te ne devo altri 6, ne devo trovare altri 6. E quindi vediamo che fare in questi giorni. Sto chiedendo. Ciao The Wolf. Sì, sono su Legacy RP. Sì, al momento sono su Legacy RP. Un attimo, che faccio una cosa. Un secondo. Allora, questo è, ragazzi, il Discord di Legacy. Accomodatevi, fate le whitelist quando sono aperte nella stanza addetta. Vi ricordo di preparare il background prima e non viene postato in nessuna stanza. Il background viene discusso con lo staff, e già questo mi piace, non lo sapevo neanche io. Quindi quando entrate in stanza discutete il vostro background con lo staff al momento, mi raccomando, le solite domande oppure esempi, esempi mirati, varie scene, varie situazioni, quindi accomodatevi pure. Server anti-traiardini, oh yeah, finalmente.
Come in un bosco maledetto? Ma dai, no, ma sono maledetti Puma, porca troia. Ma poi sono qui dietro al motel, ma anche al motel. Appena vado dentro, si presenta quel bastardo di Puma, capisci? Ma secondo me sei te, eh? Cioè io adesso non è che vorrei dire, però... vabbè, lasciamo stare. No, ma scherzo. Ecco, non quasi quasi, vedi se ti muovi. Strunz, vedi se ti muovi. Quindi come dicevo prima, il puntino, mirini, eccetera, proprio eliminato, totalmente eliminato. Hai la 5 quarti, hai delle modifiche particolari nel su 5M, vieni subito bannato. Usi dei termini particolari, bannato, neanche allontanato, bannato direttamente. C'è Villano che è uno degli amministratori del server, è un manager del server, quindi... Sì, lo so che ti conosco bene, però intendevo gli altri. A proposito, per chi non conoscesse Villano, andatelo a trovare e lasciategli un bel follow. Ecco, andiamo in ospedale. Abbiamo perso la moto, abbiamo perso i soldi, vaffanculo. Passo la musica, mi sono rotto il cazzo. Senza musica è meglio. Ah, poi ti devo dire una cosa. Guarda, Wolf, che è molto bella. Quindi come visto siamo qui in ospedale, c'è un comando particolare che dalle altre parti non esiste, ovvero il description, quindi vai a indicare uno stato d'animo o un... cioè non è lo slash me, con lo slash me vai a descrivere una situazione oppure ti aiuti per completare un'azione stessa in roleplay. Con le description per esempio adesso mi è uscito in alto a destra che mi faceva male il collo, con description, così tutti lo leggono, sto descrivendo che ho un collare al collo, perché vuol dire che mi sono ferito, capito? Un attimo, fammi spogliare. Ma che cazzo? Ma ma di che? Era una gentile te. Sì, sì, c'è lo script che... sì, c'è il check-in, il solito check-in che ben conosci, dove ti ressa. In più, appena... poi vedi, non abbiamo perso nulla nello zaino, nell'inventario, quindi anche questo, vedi. Capito? L'ospedale è quello che conosciamo tutti, è molto bello, bello semplice, senza i ghirigori. Poi come dicevo prima, tutte le macchinette funzionano. Guarda, Coca-Cola, quindi soda, patatine, snacks e quant'altro, poi il caffè. Se hai bisogno del caffè vai qui. Poi invece se hai bisogno dell'acqua, guarda un po'. Ecco qua, prendi la tazza d'acqua senza pagare, quindi bevi. Il check-in è questo, dove fai il check-in e vieni curato subito. Poi un'altra cosa molto importante, come ho già spiegato prima, macchine moddate non esistono, è il concessionario, per esempio, è 24 hours, quindi c'è uno script. Ehi, salve, buonasera, che è successo? Mi sente? Non la sento. Mi sente? È scappato. Guarda, è andato, ciao, a cambiarsi. Salve, buonasera. Come? Salve, ciao piccione. È andato a cambiarsi per caso? No, è più che altro. No, più che altro mi sono alzato lì. Mannaggia Kaiser, non lo so, stavo cacciando. Okay. Io, sì. Perché che è successo? No, perché siccome lo stiamo aspettando da 6 ore, ragazzi, lo siamo venuti a prendere 4 volte. Okay. Se ora non si presenta, lo lasciamo qua. Come stai, piccione? Tutto bene, un po' acciaccato, però. Che quando dobbiamo è che fare? Sto Galaxy?
Stiamo aspettando più che altro. Stiamo aspettando l'architetto. Sì, ha ragione, è vero, vero. Va bene, ma dove state andando di bello? A bere. In realtà volevamo bere qualcosa, ma è tutto chiuso in città. Mannaggia. C'è il Block. Sa dov'è il Block? Il The Block? Il The Block? Il The Block? No, no, guardi, non lo so purtroppo. No, peccato. Ma è aperto? Su Twitter in teoria sì. Oh, caspita, non lo so. Sì, fatemi vedere un attimo su Twitter. Al massimo ci vediamo più tardi, va bene, signori? Ma sì, vai tranquillo. Ah, ecco, tu blocco. No, grazie, arrivederci, arrivederci. Buona serata. Ho vinto veramente il viaggio in bagagliaio? Sì, si accomodi, No, dai, vengo io. Ragazzi, vengo io però non ci vedo. Buona serata. Oh, cazzo, mi devo fare. Anche se ho 51 anni, io, caro. Che se sei vecchio, eh. Sono più vecchio io, pensate. Ma quando mai? Sono più vecchio io. Ai, 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 ai. Cazzo, adesso mi serve una macchina, dove cazzo la prendo? Appena mi sgamano i poliziotti, mi incappettano, sangue, come giusto che sia. Quindi adesso che dobbiamo fare? O dobbiamo andare in una zona imboscata ad usare il grimaldello, lo scassinatore, o non lo so, farcela a piedi. Ma noi non perdiamo, non ci perdiamo d'animo, andiamo avanti, quindi. Non c'è pericolo di farci sparare addosso. Io l'ho sempre ripetuto e sempre lo farò, me ne sbatte il cazzo se sei un traiardino, ma appena mi trovi davanti è meglio che ti allontani. Vuoi fare il traiardino? Fallo, ma fallo nel tuo mondo, non se trovi me o tipi come me. Noi amiamo stare belli tranquilli, amiamo solo parlare, ricordiamo che 5M, roleplay uguale gioco conviviale, gioco di ruolo. Gioco di ruolo significa che lo faccio io insieme a te, te insieme a me e tipi come me. Non che mi metti i bastoni fra le ruote e mi rovini la serata, o mi rovini il content, o mi rovini che caspita ne so. Quindi abbiamo dimenticato le basi del roleplay, o più che altro il significato di roleplay. Ma io faccio RP, ma che cazzo è? Che quello è RP? Quello non è RP. Vabbè, basta, se no incomincio a tossicare, incomincio a... e non mi va. Uè, ciao, dai. E vai a Capander. Ti sparo un coppa cap e vai a Capander. Ehi, bei tempi di Miami. Lo so, i bei tempi di Miami. Ma oh, a proposito, sai chi sta giocando qui con noi? Jacob, te lo ricordi? Ruggero, che ruolava con 4, che poi su Impero stava facendo Giacomino. Te lo ricordi? Ecco, sta ruolando con noi. Di sicuro sarà in live, adesso non so. Ecco, io insieme a lui ed altri siamo venuti qua e ci troviamo benissimo. Lui sta portando il personaggio di Franklin, credo. Credo, adesso non ricordo. E insieme a James Bond ed altri personaggi. I Signori degli Anelli, mamma, sei un mito, dai, vedi, adesso mi piace di più. Adesso mi piace di più. Prima mi stavi sul cazzo. No, scherzo, scherzo. Adesso mi piace di più. Scusa, ma perché non vieni in game? A ruolare? Scusami un attimo. Che è tardi per te? Hai scuola domani? A proposito, ma Beyond? Che fine ha fatto? È in game? Cioè, so che è nel server, ma non l'ho trovato. Per la 17ª volta. Sapessi io quante volte l'ho visto. Poh. Ho comprato le colonne sonore, poi ho comprato questo, ho comprato quell'altro, mamma mia. Come con te? Che vivete insieme, eh? Date un attimo, fatemi levare i filtri. Cioè, avevo un filtro. Ve lo state guardando insieme, eh? Vi toccate anche il culetto, brutti zozzoni. Salve. Signore. Sì. Bene.
Insomma, sono appena uscito dall'ospedale, purtroppo, e adesso un po' alla volta vado verso casa. Sì. Dove abita, signore? Dai, salga dietro, accompagnami. Posso? Ma non è che sì, mi arrestate, sì, Io non mi fido dei poliziotti, sicuro? Io me ne vado, Mi dà la sua parola d'onore? Siete sicuro? La parola d'onore. D'onore? Ok. Sì. Permesso? Dovete parlare? Un attimo, mi faccio... Andiamo in carcere, andiamo, dai. No, ma che cazzo? No. Non ricominciamo. Guarda che io scendo, Mi sto prendendo. Dobbiamo andare all'ospedale. Mi accompagni qui. Sì. All right. In fazione con te. Sì, vada pure lì. Sì. Grazie mille, gentilissimi. Ma come mai va così piano? Mi scusi, Rispettiamo i limiti. Ho capito, ma il limite non è 40 miglia orarie? Sì, che è 40 miglia. E lei sta andando a 20. Allora, anche lei. Bravo, sì, spinga, bravo. Sì. Mamma mia. Io avevo capito lì da te a guardarvi il coso lì, il signore degli anelli. Che è successo? Che ha fatto al collo, visto che ha il collare? Guardi, ero a nord, verso Paleto, a un certo punto stavo cacciando, Indovini un po' chi mi ha ferito lì al collo. Un leopardo. Sì, bravo, un puma bastardo. No, un puma bastardo, da dietro, non lo so, non me ne sono accorto. Ah, certo, che infame, da dietro poi. Certo, perché infatti c'ho i graffi dietro, non ha visto? Ma che locale è questo? Oh, mi scusi, che locale in che senso? Che posto è questo qui, un modello? Qui dentro? Non lo so, andiamo insieme, forse ci saranno le donnine, andiamo a vedere insieme, non lo so. Guarda, noi dobbiamo... Arrivederci. No, arrivederci, buona serata, arrivederci. Non lo so, non ce l'ho scritto. Occhio. In che senso occhio? A chi occhio? No, mi ha preso un'altra persona. Ma è suo sto posto, signore? No, non è mio, sono il direttore del Galaxy. Ma allora ci sono i locali? Certo, venga. Guardi, c'è Samantha. Ciao Samantha, ecco qua. Ha visto? Buonasera. Io dormo lì dietro. Sì, quella è la signorina Samantha. Scusi, ha un locale e dorme lì dietro. Sì, perché non posso dormire, non lo so. Ma dorme nel suo locale, no, non è meglio. Esatto. E sa cos'è? Che il problema è che è verso la Pacific. Chi ci arriva alla Pacific? Non si compro. Ma lei. Sì, mi dica. Sì? No, a lei è direttore di un locale, no? Sì. A lei è il direttore del Galaxy, no? Sì. Credo che un'auto se la possa permettere, no? E le spiego che... mi sono alzato in ospedale perché ero ferito. A un certo punto ho perso la moto, cioè non trovo più la moto che avevo a Paleto. Io avevo la moto. Ma come la ricordo? Ma che c'è? Ho capito, ma infatti adesso io volevo dormire 5 minuti, mi volevo un attimino rilassare in pace per i fatti miei, al massimo mi faccio una bella birrozza e poi andare direttamente all'assicurazione, al massimo parlo anche passo da voi. Va bene. Beh, da noi al massimo può fare magari... Sì. Ha detto che l'ha persa, giusto? Non la trovo più, di sicuro me l'avranno fregata. Allora... Una denuncia di smarrimento. Se si ricorda la targa. La targa? No, non me la ricordo. Al massimo vado a prendere i documenti e guardo un po'. Beh, da qualche parte ce l'avrai. Sì, i documenti, sì, l'assicurazione, i documenti, di sicuro. Poi, sì. Poi sicuramente se vai al... Ciao Maia, buonasera. Il suo nome dovrebbe... Sì, di sicuro. Al massimo ci vediamo più tardi, va bene, signore? Sì, al massimo vieni in centrale e fa la denuncia. Va bene, arrivederci, buona serata, arrivederci, buona serata. Ciao, buonasera Maya. Col cazzo che gli dicevo dove abitassi. Come va? Le gambe del piccione, in che senso? Ma no, si è buggato adesso e non ho la vita. Vedi? No, prima ero vestito da cacciatore, va? Da uomo cespuglio. No, sono andato a cacciare, però purtroppo un puma mi ha preso alla sprovvista da dietro e mi ha accoppato. Quindi mi sono svegliato in ospedale. La moto è adesso a Paleto.
Mentre mi sono levato questo qui, ti faccio vedere questo, perché guarda un po'. Ecco, vedi? Vediamo un po'. Che poi oggi avevo fatto l'outfit nuovo e qui avevo un piccolo giubbottino che mi copriva quelle parti. Invece adesso non lo fa più. Vabbè, ma non è successo nulla. Come sto io? Sto bene, sto bene. Come ti sembra il tuo PG? Il tuo PG è sempre quello. Ti conosco vecchio, così si dice dalle mie parti. Quello è il... Mi si sente? Mi si sente? Mi sentite? Fate F5, ragazzi. Sto avendo problemi di connessione. Pensare che oggi mi hanno aggiustato la connessione, invece, da quello che vedo, non hanno fatto un cazzo. Ci siete? Mi sentite, vero? Vero? Maya? Miseria. Palle. Stiamo entrando, dai. Mi fa male la gola, ma va? Ora di sforzarmi facendo il personaggio del piccione ogni volta, mi fa male, non è facile farlo, per ore e ore. Allora, la caccia ci è andata male, la connessione se n'è andata, non lo so, che dobbiamo fare stasera? Essere arrestati? Vabbè, ci manca anche quello, che veniamo arrestati o ammazzati e torturati dai messicani. Non vi ho detto, i messicani. In questo server c'è una gang di messicani con i contro, cazzi. Veramente complimenti innanzitutto all'RP e come ruolano. Cioè, veramente complimenti. Non i tipici messicani che basta mettere la S ad ogni parola, ad ogni termine. Quindi per loro quello è ispanico. Invece loro usano termini... ispanici, quindi messicani, ma poi come ruolano benissimo, a me piace. Li ho incontrati e purtroppo mi hanno estorto dei soldi e glieli ho dovuti dare. Poi vi spiego il perché. Non è il mio personaggio, vabbè.
si è proprio buggato tutto. Che palle. Io volevo cacciare di nuovo. Dov'è casa? Oh. Cazzo, ho dimenticato di mangiare. Porca troia. No, casa è dall'altra parte. Casa è qui. Sono queste palazzine qui. Sono queste a sinistra, le prime, queste qua. Per fortuna ho la macchina qui. Adesso ci andiamo a cambiare nuovamente. Bli bli bla bli bla. Ah no, è vero, posso ritirare la moto. Ma adesso vediamo quanto mi fa pagare. 250 dollari. Porca miseria, porca. Ma che è, vaffanculo, ho detto Sanchez. Lo so, sono un impedito. Ecco. Fatemi abbassare qua che sennò laggo. Aia! Stai attento, bello. Cazzo. Hai fatto male? Oh no. 5.000 settimana. Ciao ragazzi, buonasera. Ciao. Ehi, bello. Come stai? Sto un po' acciaccato, porca troia. Stai messo male, che è successo? Un puma di merda. Un puma. Cazzo, un puma? Che cazzo hai combinato? Ti ha strappato tutta la maglia, vedo. Minchia. Sì, mi ha strappato la maglia, mi ha fatto male al collo, no, porca miseria. No, no. Ecco. Cazzo, fratello, ma sei pazzo? Così hai visto? Un colpo. Che cazzo bello, e io vado a caccia, se vado a caccia vado con tutti i vestiti, capito? Sono professional, no? Ma cazzo, sei proprio professionale, ma fai il cacciatore di mestiere completo, sì? No, più che altro a tempo perso, sai, tra una cosa e l'altro, vado su a nord e prendo qualche puma bastardo. È una passione, è un hobby. Eh sì, è un hobby, il vostro non è quello per riprendere a cazzotti quelli di Groove, e io invece vado in giro a prendere, ad uccidere i puma, hai capito? Cazzo, fratello, ci siamo capiti al volo. Ma che cazzo, bello. Sei proprio un fratello, sei. Come vi chiamate voi? Io mi chiamo Francesco. Che cazzo di nome ha questo? Ma io non lo so. Ma secondo te mi posso chiamare Francesco? Non lo so, te mi hai detto che ti chiami così, che cazzo, bello. Cazzo, fratello, è vero, sto tutto fatto, scusami. Ecco, là, ti pareva, mamma mia, secondo me te hai fumato tanta ammoniaca oggi. Anzi, la mucchina.
La mucchina, te ti fuma la mucchina, carinzi. A proposito, ma... vi posso chiedere una... che cosa? Che c'è un buco? No, niente. Un buco allo stomaco. Avevi un buco allo stomaco, secondo me dovresti mangiare. E ti hanno inculato. Non si dicono queste cose, su. Senti, fratello, io sto un attimo in silla, capisci me? Ah, sì, è beato te. Ma io scusami, prendi, sì. Prendi bene da cacciatore, sì? Ah, sì, ma te l'ho detto, io mi diverto tanto, sì, sì. Allora, se ti diverti tu, mi diverto io. Anch'io. Eh beh, io mi diverto a sparare, te no. Aspettami, no, sta arrivando. Non ho mai detto che non mi diverto a sparare, scusami. Ragazzi, no. Dobbiamo andare al parchetto. Cazzo, fratello, siamo sempre occupati, peggio di un avvocato. Ecco, e ci avete da fare una bella cosa. Beh, ciao ciao ragazzi, ciao ciao. Ecco, porca troia la neve. E pigliamo una palla. Vediamo se riesco a fare il comando, perché se no così non riesco a capire un cazzo. Alcune volte me lo fa fare, alcune volte non me lo fa fare. Ah, ecco, alleluia, alleluia. Ecco, via. Prima non me lo faceva fare, per esempio. Boh, non so il motivo. Ho speso $250 per riprendere la moto, che giustamente era rimasta a Paleto. Meno male, altrimenti sattala di sequestrare, come se avessi fatto un piccolo dissequestro, però mi è venuto a costare $250. Qui l'economia è reale, cioè non ha dei prezzi esorbitanti. Ricordate che quando siamo entrati nel server, la macchina scassona che abbiamo, l'abbiamo pagata $1,500. Qui $1,500 sono soldi, ma soldi seriamente, eh? Ma fatemi mettere il punto. Non bazzecole. E vi giuro che li ammazzo tutti, Puma. Tu dal primo all'ultimo. Li ammazzo tutti. Anche perché devo recuperare i soldi che ho fatto che ho perso prima con il recupero del mezzo. Andiamo. Poi come locali abbiamo il Galaxy, dove io sono direttore, il Vanilla. Poi da quelli che conosco, almeno che ho visto nel server, la Weasel News, vabbè, come attività commerciale intendevo, o attività Weasel News, il concessionario. Poi che altro che non... Ah, poi a proposito, dopo lo faccio vedere. Poi c'è all'incirca il Medical Center, ma il Medical Center, ovvero per quanto riguarda l'erba, il dispensario, il coffee shop, bellissimo. Poi che altro abbiamo? Poi The Block, che non ho capito bene dove sia, perché ho visto che hanno fatto un Twitter prima. Poi il casinò, dove per esempio dopo andiamo a girare un giro di ruota, dove puoi vincere anche gratis sempre un giro al giorno, altrimenti paghi con soldi del game. Puoi vincere, credo, una Mercedes, una bella macchina, dove ci sono i ragazzi che lavorano, e so che c'è anche il blackjack come script, tipico blackjack. Ma io odio, sia il piccione che io, odiamo i giochi d'azzardo. Se sì, ci sta alcune volte, ma andarci proprio lì a rinchiuderci non è da noi. Bella la neve, eh? A me piace tantissimo. Oggi dicevano che è buggata, in che senso? Non capivo, cioè non capisco, non è buggata, almeno io non la vedo così. Pure volte sì, va e viene, vabbè, ma ovvio che sia così, che non sia diversamente.
Vabbè, adesso un po' di musica la mettiamo, eh. Uso qualche filtro, te la musica e via. Ma come? Allora, calcola che quando uscirono tutti e tre, io vivevo in Belgio e un giorno ci fu una convention europea e tutti quanti insieme da tutta Europa. Come non si sente nulla? Si sente? Ma che dici, non si sente nulla? Che si sente? Non mi senti adesso? Come non si sente? Ma che cazzo dici? Oh, dai. Prima non si sentiva, lo so. Si sentiva solo musica, lo so. Ora non mi senti? Guarda, non mi fanno impazzire, ti spacca la faccia. Si sente? Mi senti? Adesso passiamo la musica totalmente. No! Aiuto! Quello viene dentro, già l'ho sentito. Dai, demoni di merda. Sicuro questo sta qua dietro. Eccolo. Vaffanculo. Vaffanculo. Adesso ne esce un altro. Se arriva il demone siamo fregati, ragazzi. Più che altro non dobbiamo avere paura del demone per ora, ma sono i Puma. Dai, mi senti? Tutto raffreddato, ma che schifo.
Non ne vedo nessuno per ora. Meglio. Servo, lasciamo stare. E facciamo questo giro, riempiamo lo zaino, il borsone, lo zaino, poi facciamo altro. Però volevo recuperare qualche soldino perso prima. Ma più che altro per passare tempo, me ne frega avere 10 milioni, 30 milioni o non averli. Per me è la stessissima cosa, quindi non cambia nulla. No, la neve, la neve, la nebbia. Grazie. Sei tu? Chi sei tu? Bello? 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 Chi sei tu? Bello? Scusatemi, è il vostro il cane, signore? Scusatemi, è il vostro il cane? Sì. L'avevo trovato, sì. Arrivederci, arrivederci, buona serata. Arrivederci. State attente, signorine. Cammina strana però, però vabbè. Vabbè. No. Alzati, stronzo. Ecco, così impari, stronzo. Ai, 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 mi fa ancora male. Ecco. Ai, ai, ai. Ma? Ai, 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 ai. Dai, brutto bastardo, tieni. Ecco qua, ti sviscerò tutto, ecco. Ecco qua. Poi ho provato anche a prendere i volatili, credo un falchetto, però con il falchetto almeno non ci fai nulla, cioè non vai a scugliarli, quindi a vendere le pelli. No, io mi metto qua sopra perché di sicuro adesso arriverà. Sono sicuro. Lo bastardo. Lo arriva di qua o di qua?
tranne se non è scappato per alcune situazioni. Che ricordi? Proprio qui venivamo a tagliare la legna su Rivia, qui proprio, questi alberi qui. Lo so benissimo perché uno zombie mi prese, c'è un video, non ero in live quel giorno, l'inizio di Rivia. A terra, ecco, avete visto? Diciamo che l'unica cosa che non mi manca è la memoria. Per il resto purtroppo sto fregato. Uè, ecco, vieni qua stronzo, vieni qua, ti squarto tutto, vieni qua. Vorrei capire se si sente il microfono oppure no. Però mi devo spostare, se no arriva la merda. Metto qua sopra. Se dai mi diceva che non funzionava. È impossibile che non funzioni. Vediamo, vediamo se funziona. Check. Veramente non si sente nulla. Che non si sente nulla.